Nel 33° canto dell'Inferno, dominato dalla figura del conte Ugolino, quando Dante ha appena sentito dell'ingiusto supplizio a cui è stato condannato non Ugolino, ma i figli e i nipoti innocenti, irrompe in un'apostrofe rivolta a Pisa: «Ahi Pisa, vituperio delle genti del bel paese là dove si suona», cioè dell'Italia. Bel paese è un'altra espressione che è diventata molto popolare e è finita addirittura attraverso la fortuna di un libro ottocentesco del geologo Antonio Stoppani a indicare un noto formaggio. Ma bel paese si trova anche, si può trovare anche oggi nel linguaggio giornalistico, però con una sfumatura ironica per indicare vere o presunte disfunzioni della vita comune, della vita pubblica in Italia.